Buongiorno e buon pomeriggio a tutti quanti. Perché questa live? Ma questa live è per fare un piccolo commento breve, promesso, su quello che è un balletto che ho visto in questi ultimi giorni, che avete visto tutti voi, immagino tutti voi che come me stanno a Milano. Questo balletto si tratta del balletto di Albertini. Ora, Albertini è un politico che io stimo, penso che sia stato un buon sindaco, penso che sia stato qualcuno che sicuramente che era l'uomo giusto per la Milano di 15-20 anni fa. Quello che trovo però molto irrispettoso, pur provenendo da un politico appunto che sicuramente al suo tempo ha fatto quello che doveva fare, è questo balletto di sì, no, forse. Ecco, mi ricordo un pochino il film di Nanni Moretti, Ecebom, no? In cui vengo alla festa, ma vengo notato di più se non vengo, o se vengo me ne sto in disparte e poi mi metto un po' in profilo. Insomma, è veramente un balletto che intanto non è degno di una figura di quel genere. Seconda cosa, non è giusto neanche verso gli elettori milanesi che sono qua, benché le elezioni siano relativamente lontane, parliamo di settembre-ottobre, ma che comunque hanno diritto ad avere una chiarezza su quale siano le offerte dei due campi principali. Ovviamente Azione è da diversi mesi che ha dichiarato il suo supporto per il sindaco Sala, un sindaco che senza nulla togliere ad Albertini troviamo molto più giusto per il momento storico che sta vivendo la città. Albertini andava bene quando era una città diversa, era una città molto meno internazionale. È un politico che fa leva sulla nostalgia, che fa leva su quello che funzionava allora, all'epoca dei miei genitori, se non prima. Ecco, adesso c'è bisogno di una città diversa, soprattutto riguardo al post-pandemia, ma in generale che continui quella spinta, quell'accelerazione che è quella che poi ha reso Milano il traino di tutto il paese Italia. Ecco, e che dall'altra parte ci sia questo balletto di avanti e indietro, forse mi candido o non mi candido, a seconda di quello che decide la Meloni che l'ha chiamato e poi Salvini che gli ha fatto l'endorsement. Insomma, non è un gioco di segreterie, si tratta di una città importantissima, una città che sarà ancora più complessa da amministrare perché dovrà sempre di più essere all'altezza delle altre città europee. Io ho vissuto a Londra, ho vissuto a Parigi, queste sono città che hanno fatto già i salti. Gli avanzamenti, gli sviluppi di cui parla Sala adesso nella sua campagna elettorale da anni e sarebbe bene che anche Milano continuasse su questa strada. Ecco, un sindaco nostalgico, per quanto ripeto, bravo a suo tempo, e un sindaco soprattutto che non sa decidere, un potenziale candidato sindaco che non sa decidersi se candidarsi o non candidarsi, è un atteggiamento che io trovo poco rispettoso verso gli elettori. Quindi inviterei il centrodestra a prendere una decisione in tempi giusti, con una serietà e con una coerenza che ci aspetteremmo noi milanesi e soprattutto a scendere in campo come avversari credibili, non come ondivaghi, non come un toto nomi dettato dalle segreterie, perché questo non è degno di una città come Milano. Noi continuiamo come Azione a sostenere Sala, a sostenere il suo programma elettorale, la città a 15 minuti, la centralità del commercio, delle attività produttive, della ripresa, anche del turismo. Tutto questo è qualcosa che ci caratterizza, in cui siamo coerenti, competenti e saremo capaci di portare a termine questi progetti. E quindi attendiamo che la destra cominci a comportarsi in una maniera un pochino più seria, per e soprattutto per i milanesi.